Restano aliboni, angeli e specie echianese. Arrivano di giusto e nolè. Questo l'esito dei colloqui di ieri, in una giornata frenetica che si è conclusa solo a tarda sera. E stamani sul pullman partito alla volta di Coreglia sono saliti in 25, più 8 fra staff e dirigenti. Poco prima il presidente Bacci, il suo vice Giannecchini e gli altri soci, il direttore generale Rosadini e il direttore tecnico Bruno Russo hanno tenuto una breve conferenza stampa per salutare la nuova stagione. Poche parole e tanta voglia di mettersi alle spalle le ultime difficili settimane. Abbiamo rispettato fino ad oggi la tabella di marcia. Bene, speriamo che comunque sia nel rispetto della tabella di marcia si possa rispettare anche dei risultati concreti, dei risultati soddisfacenti nel corso del campionato. Noi ce la metteremo sicuramente tutti, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio. Gianni, diciamo che l'altro giorno è stata chiesta fiducia, no? È stata chiesta pazienza da parte nostra, però come dire, voi, insomma, lei è una persona concreta, dice noi risponderemo sul campo, con i fatti. Sì, credo che questa sia la risposta vera che dobbiamo dare ora. Cioè, al di là di tutto bisogna smettere di parlare, perché alla fine riusciamo se no a spazientire la piazza, a spazientire sicuramente la stampa e chiunque altro. Cioè, è necessario concretizzare quello che abbiamo detto in qualcosa di vero. Abbiamo concretizzato tanto, sulla prima squadra però abbiamo lavorato sempre in maniera abbastanza nascosta, in maniera abbastanza con poca visibilità, capito? Ma abbiamo lavorato tanto. Ora credo che sia il momento però che questo lavoro di farlo vedere, di farlo capire comunque a tutti quanti. Russo ha annunciato che Chianese, Aliboni e De Specie saliranno a Coreglia lunedì, il primo trattenuto da problemi personali, il secondo a letto con l'influenza, il terzo rientra in serata dalle vacanze. Due i colpi importanti dal Borgabuggiano, che non si è iscritto in Lega Pro 2, arrivano Matteo Nolè, centrocampista classe 1985, e Lorenzo Di Giusto, difensore centrale classe 1980. Questi gli altri acquisti ufficializzati. Niccolò Chiarelli, attaccante classe 87, proveniente dal Porta Romana, squadra di eccellenza. Marco Firenze, centrocampista classe 93, proveniente dal Parma. Emanuele Bindi, centrocampista classe 96, dalla Rignanese. Francesco Fiaschi, portiere classe 96, dal Tau Calcio. Stefano Piermaria, portiere anche lui classe 97, dal Margine Coperta. Questo l'elenco completo della rosa ad oggi a disposizione di Pagliuca. Portieri: Casapieri, Trezza, Fiaschi e Piermaria. Difensori: Di Giusto, e specie Foresta, Barretta, Bertuccelli e Angeli. Centrocampisti: Aliboni, Nolè, Russo, Bindi, Firenze, Lucchesi, Morbini, Cucimano, Chianese. Attaccanti: Chiarelli, Pecchioli, Lima, Petroni, Discetti e Dalì. Con Pagliuca ci saranno il secondo Di Stefano e i preparatori Guidi e Bolognesi. La squadra, in ritiro fino al 27 luglio, sarà ospite della Casa Vacanza Orchidea e si allenerà presso il campo sportivo di Coreglia, messo a disposizione dalla polisportiva locale. Ancora manca qualcosa, però diciamo che le mancanze sono anche strategiche. Abbiamo bisogno di cominciare la preparazione, abbiamo bisogno di cominciare a lavorare e capire come la squadra che noi cominciamo a portare in ritiro risponde comunque alle nostre esigenze in termini atletici, in termini tecnici, nello spogliatoio, per cui ancora, voglio dire, è normale che questo ancora la rosa non sia sicuramente completa.